Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Ha detto, venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima di niente. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali, o è una cosa tua? Perché è così determinato a suicidarsi? Ci sono cose che non dimentico. Io mi sforzo, ma tornano sempre. Mi divorano. Non ho le palle per premere il grilletto, così mi uccido poco alla volta. Per te sono cose difficili da capire, Connor. Di razionale c'è ben poco. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi, tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. Possono simulare le emozioni umane, ma sono solo macchine. E le macchine non provano emozioni. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano. Hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina, progettata per svolgere un compito. Non hai provato niente quando la ragazza si è uccisa? Perché tanto a te non cambia un cazzo, giusto? Stavo soltanto eseguendo delle istruzioni. Ho fatto quello che dovevo. Ma tu hai paura di morire, Connor? Non può uccidermi, tenente. Non sono vivo. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Niente. Non ci sarebbe niente. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere.